ci troviamo al Viola Park, quella che sarà la nuova casa della Fiorentina. Questa mattina tantissimi tifosi in visita, come potete vedere alle mie spalle, con tutta la dirigenza qua presente per mostrare quello che sarà il nuovo centro sportivo. Pietro, prima volta in visita al Viola Park, che sensazioni hai? Ma è un'esperienza magnifica, perché vedere il percorso della Fiorentina nel passare del tempo, quello che con la nuova proprietà siamo riusciti a raggiungere, è incredibile. Vedere questa grandissima struttura mi dà l'idea appunto di che grande squadra è la Fiorentina, di cosa è capace e di cosa riuscirà anche a guadagnarsi col passare del tempo. Quindi sono convinto che arriveremo a grandi traguardi. E un commento riguardo questa stagione e soprattutto riguardo l'approdo in finale di Coppa Italia? Ma questa stagione finora è una delle più magiche vissute in maglia viola per me, perché abbiamo comunque sia la possibilità di vincere due grandi trofei tra Coppa Italia e tra Conference League, che sarebbe tanta roba. È la prima volta che vedo la Fiorentina in Europa e quindi per me è un orgoglio. E la Coppa, io credo che magari siamo anche contro l'Inter, siamo magari la squadra sfavorita, ma secondo me abbiamo tutte le capacità anche per batterla, anche perché abbiamo già fatto questa cosa a casa loro qualche mese fa, quindi sono convinto che possiamo riuscirci di nuovo. Dopo questo giro al Viola Park posso chiedervi le vostre impressioni? È una struttura bellissima e da tanto aspettavamo. E ora vediamo quando sarà pronto cosa riusciremo a tirarne fuori, perché tanti anni che si parla che un centro sportivo all'altezza ci dia anche dei punti più in classifica. Ora finalmente ce l'abbiamo, per cui non vediamo l'ora che sia operativo. Dall'arrivo di Commisso qua 4 anni fa vi sareste mai aspettati di vedere tutto questo? L'aveva preannunciato, ma onestamente così bello no. Un'impressione sul Viola Park? Meraviglioso, stupendo. Domani sarà al Franchi? Come sempre, da 55 anni che ci vado. È la tua prima volta qua al Viola Park, come ti sembra? Bellissimo, cioè non ho mai visto dei campi così belli. Il Viola Park è una chiara dimostrazione che quando qualcosa si vuole realmente lo si ottiene. In questo caso Commisso ha realmente voluto questo centro sportivo per la Fiorentina, ce l'ha fatta, siamo vicini all'inaugurazione. Com'è viverlo in prima persona? Io vengo da San Miniato, sono venuto apposta e sono rimasto impressionato. Ho sentito Gio Barone che ha detto delle parole ineccepibili, ancora lo devo... diciamo metabolizzare, perché sono rimasto talmente colpito da questa struttura. Parlando con un ingegnere mi ha detto che a livello europeo è il primo di queste dimensioni, di questa qualità, e quindi cosa dire, io spero che sia un valore aggiunto ai risultati sportivi della Fiorentina. Al di là dei risultati sportivi, cosa vuol dire per la città di Firenze, soprattutto per Bagno a Ripoli, avere un centro sportivo di questo livello, uno dei più belli d'Europa, se non il più bello? Una cosa stupenda, che uno viene a Bagno a Ripoli per vedere il Viola Park e quindi ricorda Bagno a Ripoli. Qualunque società ha bisogno anche di un'immagine, qui c'è immagine e concretezza. Una struttura di questo tipo, che è unica, dobbiamo dircela, che è difficile riscontrarla da altre parti e che sarà un vanto della Fiorentina e un vanto della realtà di Firenze. Io guardavo avanti la struttura e questo inserimento è unico. Per un minimo di esperienza che ho su queste cose devo dire che un impatto come questo è bello di suo, è il pensiero stesso di una struttura che rispetta l'ambiente.
quando il nostro presidente Rocco Commisso è arrivato a Firenze assieme a tutto il suo staff, ha sempre detto ai tifosi e alla città che avrebbe fatto qualcosa di grande. Ma lei si sarebbe mai aspettato qualcosa di grande in questo modo? E soprattutto a 4 anni dal suo arrivo, trovarsi in una finale di Coppa Italia a combattere per la Conference in un'ottima posizione di campionato? Potevo augurarmelo, ma era difficile pensarlo e immaginarlo, anche perché questo vuol dire investimenti consistenti. E anche sul piano sportivo, se pensiamo a come siamo partiti, perché quando è arrivato a Commisso io ero all'ultima partita e ho sofferto le pene dell'inferno per salvarci, sapere che oggi possiamo aspirare, siamo in Europa, ma possiamo aspirare anche a qualcosa di bellissimo. E per un po' di superstizione non dico cosa, ma credo che tutti ci capiamo. Siamo in presenza dei consiglieri dell'associazione Solo Viola. Intanto vi chiedo di parlarci di questa associazione e poi ovviamente un commento sul Viola Park. Sì, l'associazione è nata, come diceva Gio Barone, per dispensare fiorentinità e cercare insomma di allargare l'amore per la Fiorentina a tutte le zone quantomeno della Toscana, quindi il senso dell'associazione era questo, un'associazione no profit, perché diciamo, tutto quello che noi in qualche modo ricaviamo dalle tessere, da tutto quello che sono gli eventi che organizziamo, è tutto donato in beneficenza, per cui questo insomma è un pochino il senso e quello che ci ha spinto a creare questo tipo di associazione. Vi faccio complimenti per questo e vi chiedo anche un commento sul Viola Park. Non so se è la prima volta che vi trovate a visitarlo, ma che cosa, quali sono le emozioni, le sensazioni? Viola Park è fantastico, spero che solo con l'organizzazione di avere tutti i campi qui vicino, di allenarsi insieme bambini con la prima squadra, porti punti poi a tutte le varie categorie che vengono effettuate durante l'anno. Sicuramente un fiore all'occhiello per la struttura, per la digitalizzazione e per quanto riguarda proprio la logistica. Quindi penso che ci voleva e noi tifosi avremo anche la possibilità di stare più vicino alla squadra, perché oggi con i campini, anche con lo stadio un po' disagiato, li vediamo molto lontani da quel punto di vista lì.